Ragazzi, buongiorno, benvenuti a bordo e benvenuti su questa spiaggia veramente magnifica. Questa è la vista dalla nostra cucina. L'oceano è proprio dietro questa duna. Può sembrare lontano, ma è assolutamente a due passi, ragazzi. Quello è un mega resort. Non sappiamo quando sia arrivato quel pick-up, credo che sia un pescatore. Comunque noi non abbiamo sentito assolutamente nessun rumore. Da questo lato abbiamo la vista del parcheggio. Ieri pomeriggio quando siamo arrivati qui c'erano tantissimi pick-up che trainano dei carrelli con cui vengono trasportati dei cavalli. Sono delle persone che lavorano con i turisti di questi resort e organizzano quindi dei tour a cavallo qui sulla spiaggia. Non ci troviamo tanto distante da San José del Cabo. Abbiamo capito che comunque qua turisti ce ne sono abbastanza e quindi con tutta probabilità non le dedicheremo tanto tempo in questo momento, non ci sembra il caso. Ma ora pensiamo al nostro caffè. Comunque questa mattina qui abbiamo sentito degli uccelli che sono venuti sul nostro tetto, hanno cominciato a camminare, a fare un po' di movimenti strani. Abbiamo quasi avuto l'impressione a un certo punto che volessero fare il nido sul nostro tetto, quindi vado a dare un occhio. Sto preparando la colazione. Bene. Andiamo a vedere cosa hanno combinato sti uccelli sul tetto. Abbiamo i pannelli solari veramente sbonzi, ma veramente sbonzi. Nidi non ne vedo, quindi va bene così per adesso. Però non ci sono neanche gli uccelli. Già che ci sono, guardate da sopra questo splendido panorama. Siamo veramente a due passi dall'oceano. E nonostante siamo vicini a questi resort, non c'è assolutamente confusione. Probabilmente non c'è tantissima gente. Alcuni di questi promontori che abbiamo incontrato da Los Cabos fino al punto dove ci troviamo in questo momento sono stati acquistati, quindi sono privati, e ci sono dei resort completamente chiusi. Ce n'era uno che sembrava veramente una kashba, un posto fuori dal mondo proprio. Effettivamente i pannelli solari vanno un po' puliti, perché così potremo godere di un po' di più di energia. Non sono ancora arrivati i signori che fanno i massaggi, è ancora abbastanza presto. Sono andati via poco prima del tramonto. Direi che possiamo andare a fare colazione. Bolle l'acqua. Prepariamoci a spostarci da qui. Siamo ancora completamente soli. Tanta roba. Balancing on a weary line, too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Will you be there? Ce la siamo presa comoda questa mattina e adesso me la prendo ancora più comoda, perché prima di partire mi taglio la barba. È arrivato il momento. Farsi la barba all'aria aperta è veramente una cosa magnifica. I'm being
In questa spiaggia abbiamo anche recuperato un ferro di cavallo e si pensava a una buona soluzione di metterlo qua così, no? Ci hanno detto che va con la parte aperta rivolta verso l'alto. Ci sembra che possa essere una soluzione divertente. Ce lo porteremo via, poi vedremo come attaccare. Bene, prepariamoci alla partenza. Bella spiaggia. Quindi lasciamo anche questa spiaggia. Vamos a ver San José, vamos. Usciamo dal fiume. Dovrebbe essere troppo lontano, qualche decina di chilometri, non di più. La strada è stra-trafficata. Posti ragazzi, questi resort sembrano non avere proprio fine, ci ritroveremo fino a San José. Però in effetti queste spiagge sembrano veramente veramente belle, si chiama Playa Costa Azul questo. Ragazzi, proviamo a stazionarci qui in una calle e camminiamo verso il centro, che ci sembra di aver capito che sia qua dietro. Questa è una via proprio abbastanza larga dove ci sono un po' di parcheggi e qua dietro ci dovrebbe essere la piazza centrale. Andiamo a vedere cosa c'è. E qua sarebbe comodo. Vamos a ver questo San José. Beh, abbiamo chiesto anche alla polizia. Ci hanno detto che è un ottimo parcheggio. Vamos. E ora andiamo a cercare il centro. Ragazzi, siamo subito arrivati nella piazza principale, così a caso. Possiamo vedere anche l'albero di Natale. Ragazzi, comunque San José è deserta, assolutamente deserta. Credo che qua si noti abbastanza. Comunque a me vedere gli alberi di Natale con questo caldo mi fa sempre un certo effetto. Non riuscirò mai ad abituarmi, non so come mai. Questa ragazzi è la missione di San José del Capo, che risale alla metà del 1700. Andiamo a vedere dentro. Nel frattempo lì stanno montando anche il presepe. L'albero devono averlo appena finito. E qui c'è il mega negozio di souvenir, ragazzi. Bancomat in dollari, infatti tutti i prezzi in dollari. Altissimi veramente per todo. La tazza con i teschi è tanta roba, veramente tanta roba. Anche perché 12 dollari una tazza, insomma. E adesso ci facciamo un po' di questa che viene definita da me la calle dei souvenir. C'è veramente di tutto. E anche sigari, se ne vendono tantissimi.
Bene, abbiamo fatto due passi, bellina questa città, oggettivamente un po' un peccato vederla così vuota, però adesso ci spostiamo, andiamo a cercare un posto magari dove parcheggiare, fare un pranzo, magari fare il bagno perché fa veramente caldo adesso. Andiamo a cercare un posto dove fare il bagno? Sono inguardabili queste strutture. Vabbè, ma fatele almeno finte anche sul retro, almeno un po' di colore. Capito che non vi interessa la vista sul retro, però. Qua ci dovrebbe essere il retorno, solo che bisogna passare sotto il ponte. Siamo un po' dubbiosi. 3,50 m. Ci passiamo. Meno male che hanno messo il cartello, già qualcosa. Tanto ritorno, questo sembra sopraelevato, dobbiamo passare. Guarda che ritorno pazzesco però. In mezzo alle palme. Ammazza. Che posto. Questa spiaggia è veramente strapiena di surfisti, si vede che è l'ora giusta. Non c'era nessuno a Capo Centro, mi spiace, ma appunto c'è là. Oh, questo che sto facendo? Mazza, questo sta qua agli ostrichi. C'è il venditore dei frutti di mare. Mamma mia. Non male. No, il posto è magnifico, veramente magnifico. Non è un posto da fermarsi la notte, secondo me, perché qua vedo il rave abbastanza probabile. Bisogna andare là a fare il bagno. Sì. Bene, ci fermiamo qui e mentre Lucia prepara la comida, che teniamo mucha hambre, sto guardando un po' la mappa per capire dove andare questa notte. Non ci allontaneremo tanto da qui, vorremmo andare a cercare una spiaggia un po' in disparte, per quanto possibile fuori, perché come in tutte queste zone c'è sempre un po' di fiesta, poi ci avviciniamo al weekend, quindi non si sa mai, meglio stare un po' in disparte, ci sono dei posti bellissimi, quindi non credo che sarà tanto difficile, è vero. Ci pare in generale di capire che sia una regione abbastanza facile dove fare questo genere di vita, c'è veramente una miriade di possibilità. Sta piacendo questo posto, veramente. Allora, guardando la mappa, adesso siamo a San José del Cabo e io mi sposterei un po' in direzione di questa parte della penisola, che è quella che ci interessa di più in questa regione, ma ancora non approccerei tanto il Cabo Pulmo, mi fermerei un po' più qui, da questa parte, in modo tale da organizzarci per i giorni successivi. Secondo me qui qualche spiaggia si trova. E cosa prepariamo da mangiare? Ma oggi facciamo qualcosa di semplice. Aglio, olio e peperoncino? Ci sta. Aglio, olio e peperoncino secondo me è un piatto semplice ma molto ricercato. Ci sta sempre. Poi direi che in Messico, insomma, ancora di più. Però il peperoncino non è messicano. No. Da dove arriva sto peperoncino? È italiano. Che insomma anche quella è una bella patria per il peperoncino. Qui stiamo già facendo bollire l'acqua. Vamos. Comunque queste spiagge sono tutte tenute molto bene, passano spesso a pulirle e poi hanno tutti dei cestini e sono quasi sempre vuoti, puliti, pronti per essere utilizzati, il che non è assolutamente male, ragazzi. Qui adesso ci sono parecchie macchine parcheggiate. Ti trovo un esempio della classica cottura a colonna. Ta-da! Non ultimo, va tenuto in considerazione che questo metodo può essere utilizzato in combinazione con quello professato dal dottor Bressanini, ovvero quando l'acqua bolle, se butta la pasta, si aspetta che ribolle e se spegne il fuoco, si risparmia ancora più energia elettrica. Buttiamo la pasta! Un altro po'. Un altro zip, l'aiunta per l'affamato. Spaghettozzo Barilla, hecho in Mexico. Ci siamo!
possiamo fare concorrenza al venditore di frutti di mare. Ma hai fatto la piramide della pasta, cioè pazzesca. Ammazza, qua non ci abbiamo il frigo pieno dopo l'ultima spesa, tanta roba. Qua si può proprio dire spaghetto, tu mai tentato, e molto magno. Molto magniamo tutto. Ammazza. Ci sarà più carne per gli squali. E dopo questo bel piatto di spaghetti andiamo a fare il bagno. Una cosa veloce perché dopo ho mangiato. No, d'altronde dobbiamo assolutamente approvechar de esta playita. Anche se qua davanti ci abbiamo le pietre. Cioè, se notate bene, l'unico pezzo di playa rimasta libera, cioè non fronteggiata da resort, è l'unico pezzo con le pietre. Proviamo a spostarci un po' più in là, dove magari si riesce a entrare nell'acqua. Una rinfrescata e via, perché si è appena magnato. Mi sembra di fare il bagno tra i condomini, però non è male, dai. Molto rinfrescante. Doccia e vamos. Andiamo a cercare un posto che speriamo essere un po' più tranquillo per questa notte. Sopra San José c'è un bel nuvolozzo, ragazzi. Bene, ragazzi, dopo questa pausa rinfrescante, dopo questo bagno, una bella mangiata, ci spostiamo. Proviamo ad andare in quella direzione. Secondo me è un cocos frios de calle, anzi de playa. Vende anche la coco ciorata. E chi è la coco ciorata? Vamos a vedere sto coco. Super cocos. Mi travasa l'acqua dentro il sacchetto. Pensa a te. Pensa a te, l'acqua dentro il sacchetto. Noi prendiamo tutto il coco. Ah, perché vedi, poi la parte interna gliela apre già per mangiarla. Ai $100 non li prendono, però. Ragazzi, un cocco 70 peso. Ma neanche la banca del cocco. No, cioè, 70 peso mi parece muchissimo. Qua siamo tornati alla piazza principale, praticamente siamo in pieno centro. Vado sul cavalcavia? Da che qua nel rio ci vengono solo le mucche a pascolare. Ragazzi, qua passano quei camion cisterna per innaffiare, guardate che roba. Cioè, tutto sto verde non credo che resisterebbe molto senza questa innaffiatura. Siamo usciti abbastanza rapidamente dalla città. A un certo punto è sparito tutto, ci siamo ritrovati nel deserto, tra i cactus. Questo mi piace. Il giro del mondo con una dune buggy, tantissima roba. Con la esclusivamente rossa, con la capottina gialla, no?
scritto che è tutta proprietà privata, che la proprietà non è in vendita, quindi evitare problemi, anche questa proprietà privata, proprio fonte mare. Qui secondo me stanno preparando una centro vendite per pezzi di proprietà. Sarebbe un altro buon punto proprio vista mare. Si potrebbe fermare qua, tanto, oddio, secondo me quella strada va avanti, magari si arriva fino a quella spiaggia lì. Insomma, uno zic più indietro, poco, eh? Dai, a me non sembra assolutamente male questo posto, anche perché c'è un po' di basura, quindi qui ci vengono a far festa. Però noi abbiamo occupato tutto il parcheggio, quindi ce ne sono altri, speriamo che vada da un'altra parte, se vengono a far festa questa sera. Abbiamo un promontorio tutto per noi e tra l'altro, secondo me, a questi spazi qua non è che gli restano tanti anni, qua costruiranno resort su resort, sperando che ci siano ancora tanti turisti. Però tutte queste proprietà private sono pronte ad essere vendute. Può solo metterci qua e aspettare che arrivino le balene. Da qua si dovrebbe vedere anche bene. Ah sì, siamo in una posizione favorevole. Lì, guarda, c'è un branco di pesci che saltano. Riva? Sì, sì, proprio lì vicino alla riva, guarda come saltano. Vediamo, ho fatto la discesa della collina, vediamo se ne sono andati i pesciozzi, che ve li faccio vedere da vicino. Li vedete? No, mi sa che li ho spaventati, se ne sono andati. Cioè qua c'è anche la poltrona per l'osservatore dell'oceano. Guardate che postazione vi ho trovato. Oddio, forse ci si siede un po' sulle cozze, però non sarebbe male. Qui già meglio. Questa mi sembra ottima come poltrona. Oh. Comunque è incredibile come ogni spiaggia sia diversa dall'altra. Su questa ci sono queste rocce, tra l'altro alcune diversissime tra loro. Questa stranera, che sembra color carbone, tutta lavorata dal mare chiaramente. E mentre questa che sembra, che cos'è? Granito? Secondo me sì, è granito. Something that might be tried.
Comunque ragazzi, sembra che questa notte avremo dei vicini. Sono arrivati dei signori, un paio di famiglie, tutte insieme, che stanno montando un campo là in fondo. E nel frattempo Lucia sta preparando il nostro di campo, perché oggettivamente non si può vedere un posto con così tanto sporco. Vado a prendere altri sacchetti, mi sa, Bene, adesso che ci siamo goduti anche questo tramonto dall'alto, direi che ci prepariamo per la serata. Vamos!